Non capita tutti i giorni di imbattersi in un oggetto magico, sepolto e dimenticato in un vecchio cantiere. Eppure è proprio lì che è stata trovata Shirley, la lente di ingrandimento protagonista di questa storia. Lasciate che ve la racconti. È una di quelle giornate in cui l'aria ha un odore diverso, come se il mondo intero stesse trattenendo il respiro. Un gruppo di giovani studenti e studentesse si è appena allontanato dalla pizzeria dove ha celebrato l'inizio del nuovo anno scolastico. Beh, celebrato forse è un termine un po' esagerato. Diciamo che si erano incontrati per confrontarsi sui risultati dei compiti assegnati per le vacanze estive, augurarsi in bocca al lupo e anche per riprendere un progetto lasciato in sospeso. Il monitoraggio civico dei lavori di un cantiere molto speciale, iniziato l'anno prima durante il percorso seguito con il progetto A Scuola di Open Coesione. È proprio accanto al cantiere che il gruppo sta camminando adesso. Il sole sta per tramontare, dipingendo tutto di un arancione surreale. Ma c'è qualcosa che brilla più intensamente del tramonto. Un riflesso di luce color rosso intenso cattura la loro attenzione. Anzi, sembra proprio attirarli a sé, come una specie di segnale. «Guardate!» esclama Esther. «Che ci fa una lente di ingrandimento in un posto come questo?» «Non so», risponde Ivan con il tono di chi percepisce un pericolo latente. «Ma c'è qualcosa di strano. Sembra viva!» Il gruppo si avvicina con cautela. Ora i loro passi sono più lenti, quasi timorosi. La lente cattura l'ultimo raggio di sole e lo riflette in un bagliore dorato che sembra volerli ipnotizzare. Esther e Ivan, i project manager del gruppo, sfoderano rapidamente un taccuino, abituati come sono a registrare ogni dettaglio, ogni sfumatura di ciò che vedono. Gli insegnamenti appresi con Azok, infatti, riaffiorano nella loro memoria. Iniziano così a prendere appunti. Improvvisamente una voce squillante, metallica, rompe l'aria. «Guarda che bel taccuino! I miei vecchi amici investigatori ne usavano uno simile. Venite più vicino, guardate attraverso di me. Vi guiderò nel suo uso». La curiosità. Una dopo l'altro, le ragazze e i ragazzi si avvicinano e osservano attraverso la lente. In effetti, come restare indifferenti a una lente che parla? «Guardate qui!» grida Paola. «Un dispositivo olografico!» «Aspetta!» dice Carola avvicinando il suo occhio alla lente. «Mi sembra familiare». «Sì, è proprio il cantiere del progetto che abbiamo monitorato l'anno scorso». Come in una specie di magia, nell'ologramma interattivo compaiono disegni, foto, ritagli di giornale, dati, tutte le informazioni che i ragazzi e le ragazze avevano raccolto nei mesi precedenti e appuntato nel loro taccuino. «Ehi un momento, che cosa sono quelle luci?» esclama Enzo durante il suo turno per curiosare attraverso il filtro. Orme luminose vengono proiettate dall'ologramma, come una scia di indizi da percorrere che sembra dire al gruppo «Seguitemi». L'avventura vi aspetta. «Inizio ad avere un po' paura», sussurra Viola, cercando conforto negli occhi degli altri. «Nessun timore», risponde la lente in un tono rassicurante ma fermo. «Meglio che mi presenti», prosegue. «Il mio nome è Shirley e le orme che vedete non sono altro che il sentiero verso una nuova, straordinaria avventura». «Lo so, a questo punto anche voi vi state chiedendo da dove viene questa strana lente di ingrandimento, che cosa ci fa lì, che cosa vuole dai ragazzi». «Cosa voglio? Nient'altro che quello per cui sono stata creata». Shirley fa una pausa, lasciando che il peso di queste parole cali sui ragazzi. «Una missione di monitoraggio civico», riprende la lente parlante, «proprio come quella che avete iniziato l'anno scorso. Ma non posso farla da sola, ho bisogno di voi. E penso che anche voi abbiate bisogno di me». Shirley continua a spiegare. «Il progetto che avete iniziato a monitorare l'anno scorso, dice, e che credo vi incuriosisca ancora, altrimenti non sareste qui, giusto? È stato finanziato grazie alle risorse della coesione e riguarda la costruzione di un ponte per unire le sponde nord e sud della città. Ma questo ovviamente lo sapete già. Quello che forse non sapete è che questo progetto è ben più importante di quanto possa sembrare. È quanto mai necessario continuare a monitorarlo, raccogliere più dati, intervistare più esperti. Dobbiamo capire insieme come stanno andando i lavori e, soprattutto, dobbiamo far comprendere alle persone quanto quest'opera potrà cambiare le loro vite». In quel momento, i membri del gruppo intuiscono che non possono ignorare quella chiamata. A rompere il silenzio sono Esther e Ivan, che dicono all'unisono: «Va bene, accettiamo la sfida». E così, con il taccuino in mano e Shirley stretta al petto,
Il gruppo si prepara a seguire le orme luminose proiettate dalla lente parlante, avviandosi verso una missione che li trasformerà in cittadini attivi e consapevoli, pronti a fare la differenza.